Se anche tu, come me, hai già provato ad installare Windows 11 su un vecchio PC, probabilmente ti sarai già scontrato con una brutta schermata di errore come questa, che sostanzialmente ti blocca l'installazione. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Questa brutta schermata appare perché i vecchi PC, come ormai abbiamo detto, non sono compatibili con Windows 11. Però fortunatamente non tutto è perduto. Se proprio vuoi installare Windows 11 sul tuo vecchio PC non compatibile o su qualsiasi altro PC sprovvisto di sistema operativo, in questo video ti farò vedere come si fa. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di metterti a installare Windows 11 su tutti i tuoi computer della casa, devi però sapere che questa procedura non è ufficialmente supportata da Microsoft. Anzi, Microsoft ha già comunicato che tutti i PC sui quali sia stato installato Windows 11, ma che non siano dotati dei requisiti minimi di compatibilità, non riceveranno gli aggiornamenti in futuro. Per questo motivo ti consiglio di applicare questa procedura solo per installare Windows 11 su dei PC secondari, magari per vedere com'è e per smanettare, ma non sul tuo PC principale. La seconda rapidissima nota che ti faccio è che è vero, possiamo installare Windows 11 un po' su qualsiasi PC ancora oggi in circolazione senza limitazioni di TPM 1.2, 2.0, modello del processore, non ci sono limiti. L'unico limite che però rimane è che il processore deve supportare i 64 bit. Questo perché Windows 11 non è stato distribuito, non è stato compilato in versione a 32 bit e quindi dovremo comunque installare Windows 11 a 64 bit. Ok, entriamo subito nel vivo della trattazione. La primissima cosa che devi fare è procurarti la procedura di installazione di Windows 11. In particolare, seguendo il video che ti linko qua sopra, puoi trovare tutti i riferimenti per scaricare la ISO ufficiale di Windows 11. Una volta che il download della ISO è terminata, ti ritroverai con un file come questo. Quindi mettilo in una cartella a piacere, io l'ho posizionata qui sul desktop e faccio doppio clic sopra. Quello che succederà è che l'immagine ISO viene montata, come si suol dire, direttamente in risorse del computer e diviene immediatamente disponibile in questo modo. A questo punto passiamo a questo PC qua, da risorse del computer, individuiamo dov'è la nostra ISO, dove è stata montata, in questo caso è questa icona qui, facciamo così quindi clic sopra con il pulsante destro e scegliamo copia dal menu contestuale. A questo punto vogliamo incollare tutto il contenuto della ISO in una cartella temporanea a piacere. Non appena terminata la copia dei nostri file, apriamo il nostro articolo su turbolab.it, quindi turbolab.it/3358. Apriremo quindi l'articolo di riferimento per questo video, del quale possiamo scaricare questo secondo file, skip TPM check on media boot. Scarichiamo quindi questo file e una volta scaricato otterremo sostanzialmente una procedura di comando, uno script come questo. Ora, per gli amici che so essere più attenti alla sicurezza, possiamo dare un'occhiata al contenuto di questo file ed è sostanzialmente uno script solo testuale che si limita a eliminare alcuni file dalla procedura di installazione e a creare alcune chiavi di registro. Non accede in alcun modo alla rete, non crea altre cose strane, quindi fondamentalmente in questo momento questo script è perfettamente sicuro, possiamo utilizzarlo senza alcuna paura di prenderci dei malware. Bene, una volta che abbiamo ottenuto questo script, eccolo qua lo script, quindi facciamo taglia, eccolo qua, entriamo nella cartella temporanea nella quale avevamo scompattato la procedura di installazione di Windows 11, quindi nella quale avevamo appunto estratto la nostra ISO e incolliamo lo script qui dentro. Una volta che abbiamo lo script dentro la cartella vicino al setup.exe della procedura di installazione di Windows 11, clicchiamoci sopra con il pulsante destro e seguiamo esegui come amministratore. Confermiamo la volontà di procedere e partiranno una serie di strumenti. Quelli che vediamo in azione in questo momento sono comunque strumenti nativi integrati in Windows 11, non sta girando veramente nulla di strano. Sostanzialmente lo script sta modificando la procedura di installazione di Windows 11, come ho appena detto, eliminando alcuni file, facendo alcune modifiche totalmente secondarie.
Non appena le finestre di comando si sono chiuse, come è successo in questo momento, siamo pronti a fare il prossimo passo. Quindi torniamo di nuovo sul nostro articolo turbolab.it/3358. In questo caso vogliamo scaricare Windows Bootable DVD Generator, questo primo link che troviamo qua nell'articolo. Otterremo così un file zip come questo, eccolo qua, che possiamo procedere ad estrarre in un percorso a piacere. Questa è un utility che abbiamo scritto noi di turbolab.it ormai qualche anno addietro, ma che ci permette di ricreare l'immagine ISO partendo dai file della nostra cartella temporanea. Quindi sostanzialmente prenderemo i file che si trovano in questa cartella e li trasformeremo in una nuova immagine ISO. Quindi procediamo a questo punto, abbiamo estratto anche il nostro Windows Bootable DVD Generator in una cartella a piacere, possiamo utilizzare e avviare l'applicazione. Eccola qua. A questo punto clicchiamo quindi qui sul pulsante sfoglia in corrispondenza del primo campo di testo, quindi questo pulsante sfoglia, per sfogliare il nostro disco e andare a localizzare la cartella nella quale abbiamo estratto la procedura di installazione di Windows 11, la sua immagine ISO. In questo caso la mia cartella è subito qui sul desktop, quindi posso selezionarla facilmente e cliccare OK. Eccolo qua, ci viene mostrato il percorso nella quale si trova la cartella nella quale abbiamo estratto l'immagine ISO di Windows 11. A questo punto invece, secondo campo di testo, clicchiamo di nuovo sul pulsante sfoglia, eccolo qua, dobbiamo scegliere dove vogliamo mettere l'immagine ISO che verrà creata, ovvero, come abbiamo detto, questo tool ricreerà l'immagine ISO partendo dai file modificati, dobbiamo indicare dove vogliamo metterla. Possiamo ad esempio metterla in Windows 11 modificato.iso, eccolo qua, clicchiamo salva ed eccolo qua che il programma riceve l'indicazione di dove vogliamo parcheggiare la nostra immagine ISO di Windows 11 modificata. A questo punto possiamo qui mettere un'etichetta che sarà associata alla nostra ISO, si tratta sostanzialmente solo di un'indicazione testuale. Io posso mettere Windows 11 sbloccato, eccolo qua, per ricordarmi che questa appunto è l'immagine ISO di Windows 11 senza limitazioni di compatibilità. Una volta che abbiamo terminato anche questa operazione, possiamo cliccare qui sul grande pulsante verde per avviare la procedura di creazione dell'immagine ISO. Ecco qua, si aprirà quindi questa finestra di comando con questo indicatore di progressione. Una volta che avrà terminato, avremo a disposizione la nostra immagine ISO nel percorso che abbiamo indicato. Non appena si chiudono anche le finestre di terminale di Windows Bootable DVD Generator, eccolo qua, possiamo chiudere il programma perché ha finito il proprio compito, ovvero ha ricreato questa immagine ISO che contiene appunto la procedura di Windows 11 ufficiale in tutto e per tutto uguale all'originale, se non per il fatto che è stato rimosso ogni controllo di compatibilità e quindi potremo installarla anche sui PC molto vecchi. Ora, cosa che ce ne facciamo di questa immagine ISO? Abbiamo diverse possibilità. Innanzitutto possiamo cliccare sopra all'immagine e scegliere masterizza immagine disco, quindi la avvieremo l'utility di masterizzazione integrata nel sistema operativo e quindi potremmo trasferire questa immagine ISO su un disco ottico. Ora, in questo momento, questo specifico PC sul quale sto registrando non ha il lettore e il masterizzatore DVD, però se ce l'avessimo potremmo masterizzare il disco. Come ho già detto, attenzione, perché un normale DVD da circa 4 giga non va bene, serve invece un DVD dual layer. Trovi tutti i link se ti serve un DVD dual layer da 8 GB nella descrizione del video qua sotto. Ok, l'alternativa invece, se non vogliamo creare un disco ottico, possiamo creare una chiavetta USB che è in grado di bootare, quindi di avviare il sistema e tramite la quale installare il sistema operativo. Ti ho lasciato le indicazioni passo passo nell'altro video dedicato a Windows 10 che avevo preparato qualche tempo fa, ma la procedura è esattamente la stessa. L'unica differenza è che chiaramente dovremo puntare il nostro programma alla nostra immagine di Windows 11 modificata, quella che abbiamo creato un attimo fa. Da qui in poi non rimane altro da fare se non sostanzialmente collegare la chiavetta oppure inserire il DVD sul PC sul quale vogliamo installare Windows 11 partendo da zero, lanciare e seguire la procedura di installazione come al solito, e in questo caso non saremo più interrotti da nessun controllo di compatibilità e potremo installare il sistema operativo e utilizzarlo. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di cliccare sul pollicione mi piace che trovi qua sotto, per me è sempre davvero molto importante, quindi grazie davvero in anticipo se troverai un secondo per farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows come oggi, oppure Linux, Bitcoin,
e tutto quello che orbita attorno al mondo tech. Non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!